cambia siamo noi. Almacabio è un'azienda che è situata a Bolzano in Alto Adige e produce detergenza ecologica. È un'azienda antica che ha sempre creduto nell'ecologia della detergenza quando proprio non si sapeva nemmeno che cosa fosse la detergenza. Noi abbiamo varie tipologie di detergenti. Abbiamo detergenti per la casa, per il bucato, per le stoviglie. Poi abbiamo anche una detergenza cosmetica, quindi tutta una linea corpo, e poi in più abbiamo anche prodotti da giardino e prodotti per il legno che poi fanno sempre parte della linea casa. La nostra salute è importante, ma tenere in salute il nostro corpo significa anche tenere in salute l'ambiente. Questo ha stimolato l'azienda a fare una costante ricerca di trovare sempre più materie prime che soddisfassero la filosofia e l'ideologia che stava dietro, quella di trovare detergenti che siano molto efficaci nella loro azione di pulizia, però che non danneggiassero né la persona né l'ambiente. Le materie prime sono senz'altro di origine vegetale, non vengono fatti esperimenti su animali e che soprattutto siano rapidamente biodegradabili, perché questa è la cosa senz'altro più importante. Il nostro disciplinare, che si chiama BioCheck, esclude tutto quello che sono i conservanti dannosi, profumazioni dannose, che sono anche materie prime non utili per la detergenza, per la pulizia. Abbiamo incontrato l'economia del bene comune nel 2012 e ci siamo subito resi conto che aveva definito una struttura, un disciplinare, un schema di valutazione delle aziende che ci ricercavamo continuamente. Ci siamo poi confrontati anche con altre aziende locali. Quando abbiamo redatto questo bilancio, queste aziende ci hanno confermato che anche per loro era importante e che comunque era un modo di affrontare fuori dagli schemi tradizionali il mercato stesso, senza dover rinunciare al proprio fare business. E questo alla lunga ci ha fatto vedere e trovare delle vie molto molto particolari. Noi abbiamo sviluppato i bilanci, sia il primo che l'attuale, sempre in collaborazione con i collaboratori e in parte anche con i fornitori, con qualche cliente proprio come suggerimento e con il settore finanziario, che anche quello l'abbiamo coinvolto vedendo di trovare delle soluzioni più pertinenti. Non si può creare e seguire il bilancio dell'economia del bene comune senza tener conto del personale, dei collaboratori, delle loro idee. È un apporto, una ricchezza enorme. La stesura del bilancio economia del bene comune, fatto nel 2012, sicuramente avevamo scoperto che si potevano fare tante cose in aggiunta a quello che già si aveva. Sicuramente sui collaboratori dare un ambiente più accogliente, dare più comodità di esprimersi, fare una gestione più collettiva proprio nelle decisioni. Abbiamo un modello
di collaborazione, di affermazione o di proposte che arrivano dai collaboratori, che vengono verificate e la direzione poi ne assume la responsabilità. Abbiamo potuto vedere anche di agire sui nostri fornitori. Una delle cose che è stata importante è che abbiamo stimolato il produttore che avevamo all'epoca, il produttore di liquidi, di entrare in questa cooperativa di carcerati e di diversamente abili, e abbiamo portato a questo livello di modo che i nostri prodotti vengono prodotti da queste anche due altre cooperative. Abbiamo anche introdotto nuovi prodotti, i prodotti che sono più rivolti a quelli che hanno problemi di salute. È stato un costante stimolo di miglioramento, ma anche di collaborazione. Nel nuovo bilancio ci sono già degli nuovi obiettivi che vorremmo raggiungere, che è quello di riuscire a informare in modo più pertinente, più incisivo il nostro cliente finale, usando degli strumenti di comunicazione che saranno sicuramente quello che è via internet, via social media e via dicendo. Questo per dare la possibilità di venire a conoscenza dei prodotti che ci sono, ma anche a conoscenza delle opportunità, delle possibilità che ci offre attualmente la tecnologia per ottenere dei prodotti sempre più pertinenti, più affini. Fare il bilancio dell'economia del bene comune porta l'azienda a diventare consapevole di se stessa. Questa consapevolezza induce l'azienda a farsi la domanda se quello che produce è veramente utile o meno, e ha un grosso vantaggio: non si perde tempo a insistere su una cosa che non ha avvenire. Questa è sicuramente la cosa più importante che si ottiene redando il bilancio del bene comune: dare consistenza e sostanza alla propria attività. Per l'Italia che si trasforma sono proprio queste attività che si vede quanto è grande la trasformazione e quanto è grande la consapevolezza, specialmente, particolarmente nei giovani, e noi abbiamo grande fiducia che sarà solo in meglio. L'importante è creare le opportunità che si possono esprimere. Ma soprattutto che l'uomo che sta in quest'Italia si rispetti per se stesso maggiormente, e di conseguenza rispetti anche gli altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.